In breve, se io vado per prendere questo bicchiere e faccio questo, voi vedete che io prendo un bicchiere e i vostri neuroni specchio si attivano. Se io faccio questo, ma lì non c'è niente, voi che cazzo fa? È lo stesso io. Se la mia intenzione è prendere un bicchiere, devo avere lo scopo di prendere un bicchiere, allenare la mano a fare così, non ha un significato finalizzato. Per farla in breve, la tecnica in quel quadratino senza nessuna attinenza al gioco, sì, migliora un pochettino il rapporto piede-palla, però alla fine al ragazzo gli resta poco, perché il ragazzo se la vive così, tac, tac. Se non ci metto dentro qualche ingrediente in più, rimane lì. Inviano segnali elettrochimici solo se individuano di dover realizzare un movimento finalizzato. Non si attivano se si compiono azioni generiche, generalizzate. Ok? Non si attivano. Il passaggio tin-tan non è un'azione finalizzata. Quindi che cosa imparo in quel momento? Imparo a passarmela con lui la palla, non è che non imparo niente. La mia finalità è darla a lui. Però non è un apprendimento che io mi porto nella situazione gara con uno che mi pressa, la posizione del corpo, eccetera, eccetera.